Diamo subito il benvenuto al presidente nazionale dell'AUSER, Domenico Pantaleo, per parlare di questa importante campagna Aperti per Ferie. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, l'AUSER non va in ferie, resta accanto agli anziani, soprattutto in questo periodo estivo. In che modo? Mettendo in campo tantissime iniziative attraverso le nostre volontarie e i nostri volontari, dalla campagna telefonica, a consegne a casa di spesa e farmaci, attività ludiche fatte nei giardini, in luoghi aperti, trasporto sociale, insomma, tutto è finalizzato a non far sentire sole le persone, perché soprattutto durante l'estate le persone sono ancora più sole, soprattutto gli anziani, rispetto, diciamo, alla normalità che già consegna una grande solitudine. A questo aggiungiamo che l'allentamento in alcuni casi della solidarietà familiare fa sentire ancora più sole le persone. E peraltro voglio ricordare che in questo paese oltre 1 milione di anziani, soprattutto donne, non hanno familiari, quindi vivono da soli, in una situazione di grave disagio. Quindi le nostre attività consegnano amicizia, fraternità. E il primo punto è costruire con queste persone un clima di fiducia. Ecco, l'AUSER agisce affinché poi le nostre attività trovano sempre a coloro i quali si rivolgono apprezzamento e soprattutto, insisto, un'idea che insieme si sta meglio. Ecco, e quindi la fiducia per noi nella nostra associazione è un punto fondamentale. Ha ragione, è proprio così, La fiducia è alla base. Presidente, intanto chiedo alla regia di poter mandare in onda il manifesto della vostra campagna, così lei le diamo qualche secondo di tempo per sistemare magari il telefono in una posizione più comoda, così non deve, ecco, so che non è televisivamente carino dirlo in diretta, ma almeno così le diamo un po' di tempo e diventa anche più fruibile per chi ci sta seguendo da casa. Intanto io ricordo che sul sito dell'AUSER si può scaricare la guida per vivere l'estate sereni, sicuri, sostenuti e informati e poi c'è il servizio, appunto, la linea telefonica attiva 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde del filo d'argento 899 59 88. Allora, quali sono le emergenze più comuni da fronteggiare? Ne ha fatto accenno, si parlava appunto della solitudine, che potremmo dire è la numero uno. Intanto c'è un allentamento dei servizi durante l'estate, come sappiamo, servizi sanitari, sociosanitari, e quindi, ad esempio, il trasporto sociale è fondamentale. La possibilità di aiutare gli anziani a fare le prenotazioni durante l'estate è importante, e soprattutto rispetto al fatto, ad esempio, che nei piccoli centri, ma anche nei grandi centri, ormai sono scomparsi i servizi di prossimità. Penso agli alimentari, penso, diciamo, a alcuni servizi, perché tutto ormai viene delegato ai grandi ipermercati che sono quasi tutti fuori i centri storici. Ecco, portare la spesa è importante, portare i medicinali, tenuto conto che, diciamo, come sappiamo, gli anziani hanno più bisogno di cura. Ecco, sono questi i servizi fondamentali. Poi c'è una grande domanda di socialità. Costruire balli, cene, attività sportive, no? Ginniche, riuscire a riscoprire i luoghi belli, la memoria, insomma, dei luoghi in cui si vive. Sono tutte attività che fanno bene e rientrano dentro quello che noi chiamiamo invecchiamento attivo, perché invecchiare attivamente significa avere anche una qualità della vita, dei servizi, dei rapporti sociali fondamentali. E quindi noi, con le nostre attività Aperti per Ferie, cerchiamo di garantire esattamente questo.
Lo dicevamo anche prima, avete proprio redatto una guida per vivere l'estate in maniera serena e sicura. I consigli, appunto, qualche consiglio ce l'ha dato. E che cosa vogliamo? Appunto, dicevamo, l'emergenza numero uno è quella della solitudine, quindi andare a riempire quei vuoti anche grazie a eventi, a attività che le persone anziane possono sostenere e appunto così possono rendere più attive le loro giornate. Ci sono altri consigli che si sente di dare, Presidente? Sì, il primo è sul caldo. In queste giornate piafose bisogna salvaguardare la salute degli anziani e anche qui abbiamo una situazione molto critica. Le abitazioni in cui gli anziani vivono, oltre a non avere gli ascensori, non hanno magari aria condizionata e quindi riuscire a garantire un po' di fresco, diciamo. Per non ammalarsi, soprattutto chi soffre, diciamo, di tante malattie croniche, è per noi un po' importante. Quindi stiamo sostanzialmente mettendo in campo anche una campagna per orientare, diciamo, gli anziani a dipendersi da questa calura che, come sappiamo, nel nostro paese, dato sottovalutato, ogni anno porta via tante vite umane. È così, quindi questo è uno dei consigli principali che si sente di dare alle persone che ci stanno ascoltando. Importante anche, Presidente, la presenza dei volontari, soprattutto giovani che possono dedicare qualche ora del loro tempo agli anziani. Poi a proposito di questo, le vorrei chiedere in una seconda battuta come si diventa volontari. Sì, noi notiamo negli ultimi tempi soprattutto un'attitudine dei giovani a fare volontariato. Abbiamo tante esperienze di ragazze e ragazzi che ci stanno aiutando a garantire alle persone anziane, ma anche alle persone più fragili, penso ai disabili, condizioni di vita migliori, dignità. Questo è un fatto estremamente importante perché mettere insieme generazioni significa innanzitutto non far sentire gli anziani degli scarti umani, come dice il Papa, ma garantire ai giovani anche una crescita della loro personalità. Molto spesso si dà una rappresentazione di queste ragazze e ragazzi come insensibili a tutto, affascinati dai social, no? Non è così. Poi ovviamente le condizioni sono molto differenti. Però ecco, io penso, guardate, che questa nuova attitudine di questi ragazzi a stare oggi nelle azioni del volontariato è importante, anche in maniera diversa dal volontariato classico, eh. Penso ai diritti, penso alla pace, penso all'ambiente, che sono terreni su cui questi ragazzi sono molto impegnate e quindi possono incontrare anche su questo le generazioni più anziane, scambiandosi memoria, scambiandosi cultura, cambiandosi esperienze e diciamo queste attività che noi facciamo anche durante l'estate servono anche a ricostruire relazioni, a unire generazioni rispetto a chi invece vuole dividere generazioni. Ecco, noi crediamo che questo è un valore fondamentale di civiltà per un paese. Ecco, proprio lo scambio di vedute, no? Di due generazioni che sono differenti e distanti per anni, magari anche appunto per vedute, però la ricchezza è proprio questa, quella di ritrovarsi ad apprendere gli uni cose degli altri e viceversa. Allora, battuta finale, Presidente, come si diventa volontario? Abbiamo anche visto, grazie alla nostra regia, il sito dell'Auser dove si trovano tutte le informazioni. Si può scaricare la guida per vivere l'estate sereni e tranquilli e informati. C'è il filo d'argento con il numero verde 800 995 988. E come diventare volontari? E poi proprio velocemente, quali altre attività portate avanti? Allora, per fare il volontario innanzitutto ci vuole cuore, mettere a disposizione il proprio cuore agli altri, a disposizione degli altri, il proprio tempo, la propria passione. E le nostre sedi sono pronte ad ospitare queste attività. Poi il volontario decide come farle queste attività.
nel senso che nei rapporti con le amministrazioni comunali, con le istituzioni in genere, le convenzioni che sottoscriviamo, i progetti, presuppongono sostanzialmente un impegno o continuo o a fasi alterne di questi volontari. Ognuno lo decide come meglio crede, perché il volontariato per definizione è sostanzialmente una libera scelta. Credo che donare il proprio tempo, la propria passione, il proprio cuore alle persone serve a migliorare la propria vita, prima di tutto, oltre a quella degli altri a cui si rivolge. Quindi noi auspichiamo che ci siano tanti nuovi volontari. E voglio anche ricordare un aspetto che secondo me è importante, Sì. no? Noi, la maggior parte dei nostri volontari, la maggioranza dei nostri volontari sono donne. Anche questo è un aspetto importante, perché, diciamo così, ricongiungere i generi a fronte oggi della necessità di garantire sostanzialmente pari opportunità, io credo che ritrova anche nel volontariato una opportunità. Le nostre volontarie sono tra le più attive. Hanno anche una capacità creativa forse maggiore rispetto a quelli degli uomini, diciamo, no? E io credo che anche questo è un punto da sottolineare, perché credo che nelle politiche di genere il volontariato può anche questo aiutare a ricongiungere, a costruire diritti, autodeterminazione, libertà, che dovrebbero essere, diciamo, i presupposti per una civiltà in cui le donne siano profondamente, diciamo, rispettate nel loro agire e nel loro essere. Grazie, grazie Presidente. Allora ricordiamo anche il vostro sito internet, il sito dell'Auser, per, ecco, immagino sia auser.it, Presidente. Quindi Sì. semplicemente filo d'argento, guida per l'estate serena e sicura dei nostri Il anziani. numero verde, abbiamo il numero verde 899 59 88, che è il Sì. numero a cui ci si può rivolgere per chiedere assistenza, ma anche per scambiare due parole, perché Esatto, anche sì. quello comporta. Lo abbiamo già ricordato, il filo d'argento, una rete di solidarietà e di amicizia vicina agli anziani più soli e fragili. 800 995 988. Grazie al presidente nazionale dell'Auser, Domenico Pantaleo, per essere stato con noi. Alla prossima Grazie occasione. Grazie, a voi. Grazie a grazie. voi. Buon lavoro e buon'estate.